Risale ormai a quasi 24 ore l'ultimo contatto con la nave italiana sequestrata dai pirati, probabilmente somali, nel mare Arabico. All'alba di ieri il comandante Agostino Musumeci, mentre avvertiva di essere stato attaccato al largo dell'Oman, aveva assicurato: "Stiamo tutti bene, ma la pressione è tanta". Mio padre lavora, cioè di non dimenticare l'accaduto e di sollecitare un po' tutte le istituzioni a fare qualcosa per riportare a casa mio padre. In passato già aveva avuto più di un attacco e è stato sventato perché è riuscito. Questa volta invece. L'equipaggio della nave Arricoglievoli, di proprietà di un armatore napoletano, è composto da 18 marinai, tra cui siciliani, ucraini e indiani. Secondo le prime informazioni, la nave sarebbe stata attaccata poco prima di essere raggiunta dalle scorte militari italiane, presenti nel mare Arabico per prevenire i sequestri. La petroliera, che era diretta nel Mediterraneo, trasporta oltre 15.000 tonnellate di soda caustica. Ora sarebbe stata dirottata verso la Somalia.